Partenza con il segno più per il primo dei tre fine settimana morbegnesi dedicati all'arte del mangiare e del bere. Morbegno in cantina, edizione numero 22, non ha tradito alcuna aspettativa portando con sé una massiccia presenza di pubblico. A passeggiare per le vie della cittadina della Bassa Valle, tante famiglie, tanti giovani, ad attestare quella che si sta rivelando non essere soltanto una tendenza dettata dalle mode, ma una concreta riscoperta di quelle radici sulle quali si è andato sviluppando un ritorno al consumo di prodotti ritenuti, a buon diritto, eccellenze, primo fra tutti il vino. Tutto intorno una serie di nuove iniziative e combinazioni attraverso le quali assicurare una perfetta riuscita della kermesse voluta dal Consorzio Turistico di Morbegno. Dalle differenti tipologie di pass destinati ai partecipanti, alla campagna di prevenzione indirizzata ai consumatori e finalizzata a un uso coscienzioso delle bevande al centro della manifestazione, dai nuovi rapporti di cooperazione con produttori alimentari della zona, fino all'aspetto legato all'intrattenimento musicale, fatto di differenti offerte atte a soddisfare i diversi gusti musicali dei tanti presenti. Da una parte l'orchestra Fiati della Valtellina, con l'esibizione andata in scena presso l'Auditorium di Morbegno. Dall'altra il tributo ai Pink Floyd, con gli Us and Then, ospiti della collegiata. Un avvio d'autunno tutt'altro che grigio, dunque. Ai buongustai non resta che aspettare gli appuntamenti dei prossimi due fine settimana.